Allora, in questi 10 anni è cambiato tutto, è cambiato il rapporto con le aziende, è cambiato il design, è cambiata la produzione, sono cambiati i numeri e davvero mai come in questi 10 anni si può dire che vale tutto. Il lavoro che si può fare con le gallerie o nelle botteghe degli artigiani o oggi con le stampanti 3D è un lavoro che può essere comunque significativo, anzi fortemente significativo. Questo decennio più recente è il decennio che ha visto una grande luminosità nel rapporto tra arte e design e per me l'oggetto più emblematico che introduce questo decennio è un oggetto del mio maestro Corrado Levi e che racconta di un'altra possibilità di immaginare una sorgente luminosa artificiale per le nostre case, per i nostri ambienti. È una lampada che si chiama Occhi Bendati Edipo. Negli incontri più recenti degli ultimi anni, a parte quelle con gli amici storici come Fabio Novembre da 30 anni, l'incontro più speciale che ho avuto è con Giulio Iacchetti. E un giorno, quando lavoravo con Italo Luppi, ho ricevuto una lettera e già mi sembrava una cosa d'altri tempi ricevere una lettera nell'era delle mail e dei telefonini, una lettera scritta a mano con la stilografica che mi arrivava da questo mio coetaneo e che si prendeva il tempo di scrivermi perché aveva letto il suo nome in una cosa che io avevo recensito, una mostra curata da Thomas Heatherwick a Londra, una cosa molto bella dove in 1000 oggetti anonimi che erano lì presenti in quella mostra ce n'erano solo due firmati. Uno era di Stark e uno era di Giulio Iacchetti. E allora Iacchetti ha letto questa cosa e mi ha scritto ed è nata un'amicizia che continua ancora oggi. E questo oggetto che guardiamo è un oggetto davvero molto importante per la storia del design italiano perché Giulio Iacchetti 10 anni fa si è messo in testa di portare il design nei grandi magazzini, ma portarlo davvero. Una delle cose speciali è certamente la libertà che alcuni personaggi più eccentrici, più liberi, hanno provato a mettere in gioco. È una libertà che passa attraverso dei numeri diversi, non esiste più il mito dei milioni di pezzi o dei centinaia di migliaia di pezzi, esistono ancora in qualche caso fortunatamente, ma esiste nella realtà invece una verità molto più diffusa, fatta di piccole cose significative.